L'edizione che lo rese già celebre in tutto il mondo è quella di 3 anni prima, del 1912. Il regolamento di Indianapolis, per quanto fresco di stampa, viene già modificato, rendendo obbligatoria la presenza del meccanico insieme al pilota. Sugli spalti a bordo pista, 80.000 spettatori. Dopo pochi giri è Ralph De Palma su una Mercedes a portarsi al comando. Con lui è il meccanico Rupert Jeffkins. L'auto sembra non avere rivali, rimane in testa quasi fino alla fine, mantenendo un vantaggio di ben 5 giri sul secondo, Joe Dawson, un pilota locale alla guida di una National. I giochi sembrano fatti, tanto che molti spettatori abbandonano gli spalti, perdendo l'incredibile epilogo.